Sono con Simona Borioni di BDS Italia. Simona, praticamente mentre in tutta Europa ed anche in Italia si lavora per il conflitto israelo-palestinese, per riconoscere lo Stato di Palestina, poi il Premier Renzi va a parlare alla Knesset e insomma se ne esce fuori con delle dichiarazioni incredibili. Diciamo che le dichiarazioni del Premier lasciano perplessi, per non dire indignati, per più di una motivazione. Tanto per cominciare, fa veramente specie definire Israele un esempio e un modello, uno Stato confessionale che discrimina i suoi cittadini in base all'etnia, in base alla religione, che da quasi 70 anni disattende decine di risoluzioni ONU e si è posto al di fuori, al di sopra del diritto internazionale, anzi si fa beffe, non fa entrare i commissari dell'ONU nei suoi territori. Mi domando come possa essere definito un modello, uno Stato che ha ridotto Gaza a una desolazione di macerie e la Cisgiordania in un insieme di Bantustan, di veri e propri ghetti, e la parola fa doppiamente male. Ricordiamo che di fronte appunto a Israele che rende praticamente i palestinesi profughi in casa loro, voi da anni vi impegnate per una campagna non violenta e soprattutto che cerca di essere il più possibile efficace, disinvestire, boicottare Israele a livello economico, insomma meriterebbe qualcosa di meglio. Meriterebbe un sostegno, un supporto. Il boicottaggio si è rivelato in questi 10 anni, sono adesso a luglio 10 anni da che è stato lanciato l'appello, forse lo strumento non violento più importante per la risoluzione dei problemi. Laddove hanno fallito le diplomazie, gli ipocriti tentativi di dialogo, sembra che in Israele ci sia una soluzione di stallo, che i dialoghi di pace siano fermi. In realtà è un peggioramento continuo, perché le colonie continuano la loro espansione, la giudaizzazione di Gerusalemme va avanti a tappe forzate e Gaza neanche parlarne, di che cos'è l'embargo, per cui veramente definire il boicottaggio stupido e inutile sembra veramente al limite dell'anacronistico. Faccio l'ultima: sappiamo benissimo, chiunque si intenda un po' di Medio Oriente sa che praticamente tutti gli attacchi, tutta la politica restrittiva di Israele serve sostanzialmente a fare consenso interno. Come mai un endorsement del genere da parte del Premier italiano, secondo te? L'allineamento politico di Renzi era noto e non ci aspettavamo una risposta molto diversa. Certo che quando si passa dall'allineamento politico al dire che in Israele sono le radici dell'Italia, e siccome al Premier piacciono le iperboli del mondo, quando è un paese, uno Stato nato 70 anni fa, veramente fa specie. Vogliamo dire piuttosto che la Palestina è la culla delle tre grandi regioni monoteiste che sì, hanno plasmato in qualche modo il mondo, ma che dire che uno Stato che ha 70 anni di vita siano le nostre radici. Siamo oltre l'allineamento politico, siamo veramente alla soglia del ridicolo.